Ciao da Avsim, arriva bene e speriamo che faccia bene e che non se ne vada male. Maurizio arriva bene, nuovo amministratore delegato della Juventus. Ufficialità in questi giorni, ma ad oggi, 31 maggio, possiamo già dirlo con certezza, lo sappiamo, è già uscito sui giornali, ci sono già le indiscrezioni, ma le conferme che sarà così. E quindi un nuovo amministratore delegato, di nuovo un amministratore delegato nell'organigramma della Juventus e, se vogliamo, anche una nuova triade. Andiamo a scoprire anche come si compone. Prima però un po' di sarcasmo, un po' di ironia, se mi permettete, perché abbiamo tutti i personaggi all'interno della Juventus che hanno un nome che significa anche qualche cosa, cioè un cognome che significa anche qualche cosa, quindi Agnelli, Allegri, Cherubini, adesso arriva bene, l'unico è Nedved. Ecco, Nedved è l'eccezione che conferma la regola, e forse Paratici è stato mandato via proprio per questo, perché non significava nulla. Cosa significa Paratici? Nulla, è solo un cognome. Battute a parte, la scelta di Maurizio Arrivabene come amministratore delegato in realtà non è una novità estemporanea, perché se ricordate se n'era già parlato nei mesi scorsi, forse un anno fa, insomma nel 2020 sicuramente si era parlato di Arrivabene alla Juventus. Arrivabene in realtà fa già parte della Juventus, ma è un amministratore indipendente all'interno del consiglio di amministrazione. Lui che, dopo le sue esperienze lavorative, diciamo di base, è emerso innanzitutto in Philip Morris e poi, appunto, e lo sappiamo bene, in Ferrari. Ma nel CDA della Juventus ci sta dal 2012, anno non casuale. Quindi verrebbe già da dire andiamo a promuovere, ma con un ruolo effettivo, con un ruolo preciso da protagonista, già un elemento della famiglia Juventus, dell'organigramma Juventus, che ha conosciuto tutti questi anni di trofei e di trionfi, anche se appunto in maniera assolutamente marginale, perché come amministratore indipendente in CDA non ha avuto nessun potere decisionale, nessun potere direttivo. Ed infatti dal 2015 al 2019 Maurizio Arrivabene è stato in Ferrari, 4 stagioni senza alcun trofeo, ma con forse ottimi piazzamenti, dico forse perché io non seguo la Ferrari, a fianco a Vettel e a Raikkonen, con Arrivabene che è stato un uomo di pista, non è stato un uomo di vertice, un uomo di pista, così come non sarà però un uomo di campo alla Juventus. E qui dobbiamo cercare di capire che tipo di apporto potrà dare Arrivabene alla Juve. Ottimo rapporto si legge con Vettel e Raikkonen, è stato apprezzato Arrivabene anche per le sue dichiarazioni molto ferme, molto decise, sembrava uno che sapeva il fatto suo, anche se appunto alla Ferrari sotto la sua guida non sono arrivati dei trionfi, ma sappiamo che la Ferrari è in difficoltà da diversi anni, non è esattamente il miglior periodo storico della Ferrari, della scuderia Ferrari, mentre è ancora un ottimo periodo storico per la Juventus. E quindi io mi astengo da qualsiasi giudizio su Maurizio Arrivabene per quello che ha fatto in Ferrari, perché non seguo la Ferrari, ma sicuramente tra di voi nello spazio dei commenti qui sotto ci sarà chi ne saprà dire qualcosa, avendo seguito anche la Ferrari, essendo anche tifoso della Formula 1 e della Ferrari in particolare, quindi ci sarà sicuramente un ottimo dibattito su questo. Però appunto, per quanto possa aver fatto bene o male Arrivabene come direttore tecnico, praticamente come responsabile di pista nella scuderia Ferrari, è stato un ruolo diverso da quello che dovrà ricoprire alla Juve. Si parla alla Juve, come amministratore delegato, di un ruolo di sorveglianza, anche di monitoraggio dei conti in particolare, quindi un apporto principalmente dal punto di vista economico da parte di Arrivabene nella sua funzione direttiva, ecco, dirigenziale. Ma vi dicevo, una nuova triade, perché si sta andando a comporre un nuovo vertice comunque di Juventus dopo l'addio con Paratici, cioè il non rinnovo a Paratici, che poi è fondamentalmente una cacciata, possiamo dire, perché c'era da rinnovare tutti, non era solo lui in scadenza, ed è stato l'unico a non essere rinnovato, e sembra infatti che gli altri resteranno. Con quali ruoli e con quale posizionamento all'interno dell'organigramma? La Juventus non ha un amministratore delegato da ottobre 2018, quindi sono quasi 3 anni, e questa già è una notizia. Il fatto stesso che la Juve abbia deciso, probabilmente con il suo vertice societario, ma intendo Exor, quindi Elkan, di ricostituire, di ripristinare questa figura. Quando andarono via Aldo Mazzia e Beppe Marotta, non solo Beppe Marotta, ma anche Aldo Mazzia, i due addirittura amministratori delegati che c'erano prima, nell'ottobre del 2018, non fu ricostituito, non fu passata a nessuno
questa carica, questo ruolo, questo compito dirigenziale. E quindi la nuova triade, ecco, della Juventus che si andò a costituire era quella composta da Agnelli presidente, Nedved vicepresidente e Paratici responsabile dell'area sportiva. E ci fu la suddivisione poi in tre pilastri, infatti c'erano Marco Re, che poi è andato via nel 2020, e Giorgio Ricci, che è ancora responsabile commerciale, suddivisione con deleghe quindi per settore, responsabile commerciale, responsabile finanza, responsabile sport, appunto Paratici. Quindi in realtà non c'è neanche stata una sola triade, ma ce ne sono state di più. Però i nomi erano quelli e non c'era la vera e propria figura dell'amministratore delegato. Abbiamo detto tante volte che forse questo è stato un errore, non tanto per la figura in sé dell'amministratore delegato, carica formale, ma per il mancato accompagnamento di Paratici in determinate decisioni. Perché Paratici è ed è sempre stato un uomo di campo, anche a livello dirigenziale e come manager, cioè come responsabile in questo caso dell'area sportiva e quindi del calciomercato. Serviva probabilmente di fianco a lui uno che non fosse Nedved, che come vicepresidente non ha mai avuto delle deleghe ben precise e forse non è mai stato e non è ancora un uomo dirigente di alte sfere, ma è anche lui un uomo di campo. Serviva quindi qualcuno che non fosse di campo da affiancare a Paratici, e tanti hanno detto i problemi della Juve sono cominciati quando è andato via Marotta. Io non sono mai stato in grado personalmente di riabilitare Marotta, anche se dobbiamo assolutamente osservare e ammettere che all'Inter abbia fatto e stia facendo ottimo lavoro. Però non sono mai stato personalmente dell'idea, sebbene abbia letto in questi anni centinaia di volte da parte vostra, e quindi ho rispettato e accettato questa opinione, che il problema appunto sia stato la cacciata di Marotta e il lasciar solo Paratici. Adesso Paratici un po' come capro espiatorio, un po' per responsabilità che ovviamente ha maturato su di sé, è stato mandato via. E che cosa ha scelto di fare la Juve? Appunto andare a ricostituire questa figura dell'amministratore delegato. Quindi la nuova triade sarà composta da Agnelli presidente, Nedved vicepresidente, perché su queste due cariche, sebbene ci fosse un po' ci fossero delle indiscrezioni contrarie, non dovrebbero esserci invece delle discontinuità, cioè ci sono conferme, restano dove sono. E poi Maurizio Arrivabene, amministratore delegato. Al di sotto di loro ci sarà forse un'altra triade, di cui due elementi sicuri sono Federico Cherubini, nuovo responsabile area sport al posto di Paratici, e poi c'è Giovanni Manna, che anche lui uomo Juventus, che è stato promosso come Cherubini dopo aver fatto esperienza a livello giovanile. Ecco, ho già detto quello che penso su Cherubini, lo ripeto, non possiamo esprimerci al momento in maniera definitiva. Credo che sia quasi impossibile dire Cherubini è bravo, Cherubini non è bravo. L'unica cosa che possiamo osservare è che la Juventus lavora in questo modo: ti fa entrare, ti fa maturare la tua esperienza, tranne Arrivabene, perché appunto Arrivabene è uno che le competenze le ha maturate da un'altra parte. Non è un uomo di calcio, però ecco, questo sicuramente dobbiamo ammettere e osservare, cioè è oggettivo. Non è mai stato un uomo di calcio, come detto, da membro del CDA è stato un amministratore indipendente, ma nel frattempo faceva altro. In Ferrari è stato un uomo di pista che non è calcio. Certo, ha maturato sicuramente delle competenze a livello sportivo, perché poi 4 anni ad andare in giro per il mondo e a stare sempre in pista, sicuramente diventi bravissimo in quello che fai, cioè voglio dire, poi puoi non eccellere perché ci sono quelli che non sono bravi di loro e quindi non riescono a maturare le competenze neanche lavorandoci tanto, però qualche cosa, più di qualche cosa Arrivabene ha imparato a fare in quegli anni in Ferrari, indubbiamente. Non so però quanto di quello che ha maturato in Ferrari potrà essergli utile come amministratore delegato della Juventus, perché sono ruoli un po' diversi. Dall'altra parte Cherubini ha fatto la sua esperienza specifica, dicevo, la Juve ti fa emergere sulla base delle competenze che acquisisci, quindi in maniera abbastanza meritocratica, ma evitando però di andare a prendere chi al di fuori di Juventus ha acquisito e maturato delle competenze specifiche, magari eccellenti. La Juve preferisce utilizzare i suoi uomini, e quindi però dobbiamo soltanto vedere che cosa farà Cherubini e giudicarlo sul lavoro fatto. Credo che serviranno mesi, forse una stagione intera, per poter dire che Cherubini è bravo, che Cherubini è stata o non è stata una buona scelta. Che scelta farà, ha fatto, fa oggi, questo 31 maggio 2021, la Juventus su Maurizio Sarri, in chiusura, perché parlando di organigramma,
via Pirlo, esonerato, è tornato Massimiliano Allegri, ma un anno fa circa era stato anche esonerato Maurizio Sarri. Il discorso qual è? Sarri aveva un biennale con la Juventus a 5,56 milioni netti a stagione, con l'opzione per il terzo anno. In caso di mancato esercizio dell'opzione, cioè rinnovo, prolungamento, a Sarri sarebbe stato da dare 2 milioni, sarebbero stati da dare 2 milioni e mezzo. Fino ad oggi, entro oggi. Oggi quindi la Juventus deciderà, ha deciso, eserciterà o meno questa opzione. Quindi potrebbe addirittura succedere, paradossalmente, che la Juventus eserciti l'opzione per il rinnovo di Sarri, anche se non è allenatore, con uno scopo ben preciso, risparmiare qualcosa. Nel senso, se Sarri vuole allenare, non aspetta il termine poi della stagione 2021-2022, in cui resterebbe ancora sotto contratto di Juventus. Con la Juve che però oltre a 5,5-6 netti deve anche pagare il lordo. Ed infatti, se la Juve eserciterà, ha esercitato, ma credo che così sarà, la penale, cioè non ho esercitato l'opzione, quindi andrà a pagare questa penale da 2,5, complessivamente dall'esonero Sarri è costato 15 milioni, circa 15 milioni, tra netto, lordo e questo e questa penale. Ovviamente se la Juve esercita l'opzione, non paga subito 2 milioni e mezzo a Sarri, va a pagare in prospettiva di più fino a giugno 2022. Ma in che senso risparmia qualcosa? Se nel frattempo Sarri decide, trova un'altra squadra e sta lavorando per andare alla Lazio, e la Juve potrebbe acquisire questa notizia proprio come un vantaggio strumentale, strategico, allora Sarri non prende forse neanche una minima parte di quei 5,5, la Juve non li versa e oltre a risparmiare i 2,5 risparmia anche tutto il resto. Quindi potrebbe essere una mossa sagace ma un po' rischiosa da parte della Juventus quella di esercitare l'opzione e dire Sarri è ancora virtualmente allenatore della Juventus pur non essendo più in carica. Questa ovviamente è una cosa possibile ma solo contabile, con Sarri che però se sta lavorando per andare alla Lazio difficilmente, io credo, farebbe quello che ha fatto Luciano Spalletti, e cioè andare a risucchiare veramente fino al midollo ogni euro, fino all'ultimo centesimo di buonuscita dell'Inter. Infatti Spalletti, con Gattuso esonerato immediatamente ed è già passato alla Fiorentina, sarà nuovo allenatore del Napoli dal 1° di luglio, perché così fino al 30 giugno prende i soldi dall'Inter. Si parla addirittura di premio scudetto, però non ho verificato se davvero Spalletti prende pure quello. È un genio da questo punto di vista, genio del male, cioè permettetemelo sarcasticamente, uno che fa una cosa del genere ovviamente fa un danno alla società che lo sta pagando, fa un danno, in realtà è suo diritto, però magari, ecco, eleganza, stile, avrebbero portato a dire vabbè, io mi sono accordato col Napoli, vengo subito al Napoli, rinuncio a 2 mesi, ecco, un mese anzi, rinuncio a 1 mese di stipendio, dato che sono 2 anni che mi pagano a morto. Invece Spalletti ha deciso di passare al 1° luglio, e legittimamente, non c'è nessuna, possiamo semplicemente osservare simpaticamente questa cosa. E Sarri magari potrebbe fare lo stesso discorso, dire non voglio andare subito alla Lazio, oppure voglio stare un altro anno senza lavorare perché per scelta preferisco fare così, posso avere dei vantaggi nel non lavorare un anno perché si può liberare una panchina che in questo momento è occupata tra un anno e quindi nel frattempo aspetto, perché posso acquisire nuove competenze. Possono esserci tanti motivi per cui Sarri nel caso deciderebbe di non accordarsi con nessuna squadra, ma visto, ripeto, che sta a quanto pare già lavorando per diventare nuovo allenatore della Lazio, forse alla Juve converrebbe non pagare i 2 milioni e mezzo ed esercitare l'opzione furbamente, così poi da andarci a guadagnare nel momento in cui Sarri si accorda con la Lazio e deve comunque separarsi dalla Juventus, anche a livello, diciamo, formale, con il contratto di lavoro che ancora è in essere. Ma alla termine di questa giornata, nel corso di questa giornata, 31 maggio 2021, molto probabilmente sapremo che in realtà la Juve ha pagato, paga questi 2 milioni e mezzo a Sarri per liberarlo definitivamente. Resta però 1,8 milioni a Pirlo netti più il lordo da pagare per un altro anno se Pirlo non diventerà subito allenatore di un'altra squadra. Si parla di Sassuolo, io credo che Pirlo andrà subito ad allenare qualcun altro, non può permettersi di fermarsi subito, secondo me, anche se forse gli farebbe bene per migliorare, perfezionare, affinare le sue competenze, ma
rimanere da esonerato alla Juve dopo un anno, primo anno da allenatore, per un anno intero, libero senza far nulla, secondo me non gli conviene. E quindi la Juve può risparmiare anche sullo stipendio da dare ancora ad Andrea Pirlo. Grazie per l'attenzione, buon dibattito nei commenti su Arriva Bene e sulla nuova triade, nuova struttura verticistica della Juventus, nonché su Sarri, Pirlo e anche sullo stipendio di Allegri che non è 9 milioni ma è 7 più bonus. E mettete like a questo video se vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per non perdere i prossimi video di campo e di mercato. Ci vediamo molto presto e sempre forza Juve!